Alle 14.33 nel tunnel con la terna arbitrale c'è soltanto il Piacenza. Come già accaduto giovedì scorso in Coppa Italia, Milan distratto e ritardatario rispetto all'orario d'inizio della partita, che in effetti comincia con 5 minuti di ritardo. È un Milan senza Boban, Maldini e Leonardo, con Morfeo a dare una mano a Uea e Birov in attacco. Materazzi sceglie Sacchetti per il ruolo di libero, punta sulla forma, sulla classe di Stroppa, ex milanista. C'è al quinto un episodio da Amoriola, una presunta trattenuta di Ayala e danni di Simone Inzaghi. Si vede molto poco il Milan in attacco nel primo tempo. Qui Fiori anticipa Birov, poi è debole il colpo di testa di Morfeo. È un Milan che deve subire la vivacità, l'incisività del Piacenza. Inzaghi invita Capitan Mazzola al tiro. La squadra di Materazzi dimostra brillantezza, notevoli automatismi, facilità di corsa, non butta mai via la palla. Davvero un gran bel Piacenza. Inzaghi, Castelli e Stroppa, che colpisce il palo cercando addirittura di spiazzare Sebastiano Rossi. Milan fortunato in questo frangente. Mazzola, Buso, destro è notevole, deve impegnarsi Sebastiano Rossi. Castelli molto attivo oggi al Berillo, uno dei migliori in campo. Cross per Simone Inzaghi e il Piacenza passa in vantaggio. Il terzo gol in Serie A per Simone Inzaghi ed è la prima rete incassata da una squadra di Zaccheroni in 7 sfide di Serie A con il Piacenza. Ecco la reazione di Zaccheroni, tonto, sul gol di Simone Inzaghi, che si libera con furbizia di Ayala, che non prova nemmeno a saltare. Ammonizione per Simone Inzaghi, che ha esultato al di là del rettangolo di gioco. Soddisfatto Viercovo, che infortunato segue la gara in tribuna, la concentrazione, la voglia di risalire la china sui volti dei giocatori del Milan. Fuori Morfeo dopo un quarto d'ora della ripresa, dentro Ganz, che prova inutilmente il gol in pallonetto. Guglielmi in Pietro prende il posto di Zighe, Milan che non riesce però a dare molta incisività ai suoi tentativi deboli in attacco. Da consegnare al Moviola anche una presunta trattenuta di Mazzola agli anni di Uea. Applauditissimo Rastelli, al suo posto Rizzitelli. In Piacenza che è stato un po' troppo rinunciatario nella ripresa, qui un tiro di Cristallini deviato da Ayala. Materazzi manda in campo Lucarelli al posto di Stroppa, Piovani per Inzaghi. Il Milan, Uea per Coco che ha rilevato Ayala, assist per Ganz che colpisce a botta sicura, ma c'è la traversa. Ganz guarda la panchina milanista, pensa di aver sciupato l'occasione del pareggio, c'è il colpo di testa di De Beccarri, pensa che tutto sia rimediabile Ganz, ma non è così. Il secondo minuto, Costa Curta, duello Guglielmi Pietro, Sacchetti, palla che arriva a Ganz ed è la rete del pareggio. Incontenibile l'esultanza di Ganz. Il Milan non segnava in campionato con un giocatore italiano dal 15 di febbraio. Anche il primo pareggio in gare ufficiali per il Milan di Zaccheroni. C'è Uea peraltro in posizione di fuorigioco al momento del tiro di Ganz, cui fornisce involontariamente l'assist Sacchetti con il ginocchio sinistro. La palla passa tra le gambe di Fiori. Ancora scatenato Ganz, davvero gol pesantissimo a Piacenza. Ma non è finita per la sfida di oggi al Garini. Rimessa laterale, Birov fa tre avversari, tira Guglielmi Pietro ma ha già fischiato l'arbitro Pellegrino. Costa Curta chiede spiegazione, non è convinto della decisione arbitrale Zaccheroni. Costa Curta offre la stretta di mano all'arbitro, che ha un attimo di esitazione, e allora Costa Curta rinuncia, non se ne fa più niente. Ultima immagine per Ganz, che ha davvero tenuto a galla il Milan oggi a Piacenza. C'è il derby, invece di pensare al duello più atteso dell'anno, in casa del diavolo la vigilia è piena di sogni agitati. Lehmann si lamenta della panchina, dichiara il numero uno sono io, rivendica il suo posto. Per tutta risposta il vicepresidente del Milan Adriano Gagliani reagisce così alle provocazioni. Nessun giocatore al Milan è mai venuto con la certezza del posto, e ripeto, nessuno, non ci sono titolari e riserve. È solo l'allenatore che decide di partita in partita chi parte titolare, chi parte in panchina e chi va in tribuna. Insomma, basta con le chiacchiere da spogliatoio. Il Milan adesso ha solo un obiettivo importante, battere l'Inter. E questo, essendo uno degli obiettivi principali, non è che puoi rimandare. Quindi devi centrarlo domenica. Dell'Inter che perde non mi fido. Sinceramente, averla vista mercoledì non mi sembrava di vedere una squadra in crisi.
Ho visto una grande solidarietà, spirito di gruppo giusto. Bando ai moduli che sono una coperta troppo corta, Zaccheroni in questo derby punterà su velocità e imprevedibilità. In attacco Leonardo in forte dubbio e difficilmente ce la farà. Al centrocampo, oltre a Zig e Elveg, il tecnico dovrà scegliere tra Boban, Albertini e Ambrosini. In difesa sono da valutare le condizioni di Ngotti, che soffre di un affaticamento muscolare.